Ciao a tutti! Oggi cose non a caso del mese di maggio. In aprile avevo saltato il video, ve l'avevo raccontato perché non avevo granché di cui parlarvi, nel senso che stavo finendo delle cose di cui vi avevo già parlato un sacco di volte, insomma non ho sentito l'esigenza di fare questo video. In compenso oggi ho un sacco di cose di cui parlarvi, compresa una serie televisiva che mi ha veramente conquistata, ma ve ne parlerò a fine video, perché in caso a qualcuno non interessasse, almeno abbandona il video senza essere tediato prima da cose che appunto non interessano. Come sempre, oggi parliamo in primo luogo di skincare, beauty, make-up, profumi, cose per la casa, ci sono anche cose che riguardano il cibo, l'alimentazione, eccetera. Ma non solo, come dico sempre, di prodotti preferiti, ma di cose che ho utilizzato. In alcuni casi si tratta comunque di prodotti preferiti, in altri invece ho delle cose da dire. C'è un prodotto specialmente che è un po' c'è un prodotto che invece è proprio fa parte di è una specie di nuovo acquisto, quindi ve lo mostro perché ce l'ho, ma non vi so ancora dire molto, insomma, sono prime impressioni. C'è un po' di tutto, come sempre. Allora, io direi di partire dalla skincare, da un prodotto che avevo mostrato in un haul, che avevo già però cominciato a utilizzare, quindi vi avevo già dato le mie prime impressioni, ma ora è tanto che lo uso e quindi posso parlarvene molto molto meglio. Parliamo dell'ultima uscita, credo, di Sweetest Cosmetics. Si tratta del Silky Skin Oil to Milk Scrub. Allora, Sweetest Cosmetics generalmente mi manda i nuovi lanci, anche questo mi è stato inviato dall'azienda. Come avete sentito dal nome, si tratta appunto di un Oil to Milk Scrub e è molto originale, molto innovativa proprio la formula di questo prodotto, perché esce come un olio piuttosto denso, ricco di particelle scrubbanti, ma poi a contatto con l'acqua, man mano che lo massaggiate sul viso, diventa un latte delicatissimo. È quindi di base un detergente oleoso barra scrub meccanico. Le particelle scrubanti sono tante, ma molto molto sottili ed è studiato per un utilizzo quotidiano, quindi non per fare quella pulizia intensiva una volta alla settimana, ma per andare a pulire a fondo i pori, la pelle, anche quotidianamente senza irritarla. Io questo prodotto per testarlo l'ho utilizzato all'inizio tutte le sere e in quel periodo stavo utilizzando anche il trattamento al retinolo, quindi diciamo che ho messo la pelle alla prova nel vero senso della parola. Lo sapete che io ho una pelle sensibile, ve lo dico sempre, questo prodotto non mi ha dato alcun problema, anzi, è molto indicato il nome di questo prodotto, Silky Skin. Dopo che avete massaggiatovi il prodotto e sciacquato, avete una pelle luminosa e setosissima, per niente irritata, che non tira, anche vagamente nutrita, direi. È un prodotto ottimo. Io ora magari non lo uso più tutte le sere, nel senso che vado ad alternare prodotti, ma almeno 3-4 sere a settimana dopo lo struccaggio lo uso veramente tanto volentieri. È un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Diciamo che i re della mia skincare di questo periodo di maggio, direi, sono due che utilizzo in combinazione e sono due prodotti di Vichy. Uno è il Mineral 89 Booster Hydrating. Guardate che metto gli occhiali così vi leggo bene i nomi dei prodotti, anche se sapete che ve li scrivo sempre qua sotto. Mineral 89 Fortifying and Plumping Daily Booster. Questo l'ho utilizzato anche l'anno scorso, tutta l'estate. Squadra che vince non si cambia, l'ho ricomprato molto volentieri per quest'anno e come vedete ho iniziato a utilizzarlo. Si tratta di un booster di idratazione in una formulazione in gel molto molto leggera, molto molto fluida, che io utilizzo in sostituzione al siero se sopra ci metto una crema, oppure anche prodotto unico per l'idratazione d'estate.
La mattina con sopra poi l'SPF e la sera anche volendo da solo in piena estate. Per ora lo sto ancora utilizzando combinato una crema, ma col caldo io lo so già perché ho provato l'anno scorso, per me è più che sufficiente. È un booster all'acido ialuronico e l'acqua termale di Vichy, lo trovo estremamente rinfrescante, molto idratante. Ora che sia proprio rimpolpante non lo so, ma molto efficace a livello di idratazione senza dubbio e soprattutto non fa strato. Anche se appunto ci stratificate sopra cose, non l'ho avvertita. È veramente un prodotto ottimo secondo me. Io lo sto abbinando mattina e sera a quest'altra crema di Vichy che non è però quella della linea Mineral 89. Esiste la crema di questa linea, ma io ho scelto questa che è la Aqualia Thermal. Scusatemi, Aqualia Thermal Gel Cream per pelli miste, proprio perché è per pelli miste. Volevo un prodotto che fosse asciutto sulla pelle, assolutamente privo di peso, perché d'estate già io soffro il caldo da morire, ho sempre sudato in viso, ora poi con le vampate pure di più. Questa è una classicissima crema in gel, molto molto sottile, veramente leggerissima, che idrata a fondo la pelle e ha anche questa un aspetto molto molto rinfrescante. Questi due prodotti assieme, sia la sera che la mattina con poi sopra l'SPF, per ora li sto trovando fantastici. Probabilmente questa poi con il caldo vero la utilizzerò solo la sera. Però veramente mi trovo benissimo. Volevo però segnalarvi una crema che io ho in Italia, la sto terminando, perché l'ho utilizzata spesso la sera al posto di questa nel mese di maggio. Parliamo di una crema di Ava, che è questo brand israeliano di cui vi parlo spessissimo, che alle volte mi manda dei prodotti, ma che io ho conosciuto perché ho iniziato a comprare io questi prodotti. Questa si chiama Time to Hydrate Essential Day Moisturizer for Normal to Dry Skin. Si tratta di 15 ml. Probabilmente questa Minitalia era inserita in un qualche box che mi era stata inviata dall'azienda, ma io direi almeno un annetto fa. Ricordo che l'avevo tenuta da parte per eventuali viaggi, eccetera, eccetera. L'ho utilizzata perché quando io ho finito la crema al retinolo di Roc, di cui vi ho parlato a lungo anche nell'ultimo video prodotti finiti, avevo solo questa. L'ho utilizzata un paio di sere, ma era ancora l'inizio di maggio, quando pioveva tantissimo, quando faceva ancora freddo, e sentivo che questa era ancora un po' troppo poco. Allora ho scartabellato tra le mie cose, sapete che io non ho scorte di skincare, ho guardato tra le cose che avevo messo via come mini taglie, campioncini, eccetera, e ho trovato questa. A me questo brand piace molto, vi ho detto che quello che sfrutta questa azienda è un concentrato, una miscela di sali del Mar Morto che Ava ha brevettato e che è contenuta in tutti i loro prodotti. È una miscela molto benefica per la pelle. I sali del Mar Morto vengono utilizzati fin dall'antichità, anche dai popoli più antichi, proprio come per gli effetti benefici sulla pelle. Ho detto, questa qui è una crema per pelli da normali a secche, che non è la mia tipologia di pelle, ma da giorno. Quindi nella mia testa ho fatto questo pensiero, ok, per pelli da normali a secche, però in una formula sopportabile durante la giornata, non da notte. Ok, l'ho provata per la sera e per me è pazzesca. Io ho una pelle normale, da normale a mista, ma con zone disidratate, come vi ho detto, non è una pelle facilissima da gestire. Questa crema è favolosa perché questa è una crema bianca classicissima che, malgrado sia ricca in nutriente, è sottile come consistenza e si assorbe molto bene nella pelle. Per me d'inverno, nonostante io appunto non abbia una pelle secca, potrebbe anche andar bene in qualche giorno nel quotidiano, ma di sera sul mio tipo di pelle è favolosa. E mi sono resa conto che in questa fase probabilmente di passaggio della mia pelle, che è un po' come le pare a caso,
mi trovo molto bene a utilizzare un prodotto per pelli da normali a secche la sera e un prodotto per pelli da normali a miste o miste di giorno. In questo momento sulla mia pelle questa cosa funziona, ma questa crema io la terrò assolutamente in considerazione perché veramente mi piace tantissimo. Immagino che la taglia di vendita sia in vasetto e da settembre ci potrei fare un pensierino, specialmente per l'utilizzo di giorno. Allora, poi andiamo sempre su prodotti viso, anzi labbra, e parliamo del prodotto Ni e del prodotto che invece è stata una scoperta che mi sta piacendo moltissimo. Il prodotto Ni è questo scrub labbra in stick di Kiko. Anche qui ve ne avevo parlato in un haul e l'avevo utilizzato una o due volte e vi avevo detto che mi stava abbastanza piacendo perché è diventato un prodotto Ni. Non so se lo capite, forse lo vedete che l'ho utilizzato molto di più perché al primo utilizzo si miscelano, i primi utilizzi direi, si miscelano molto bene le particelle scrubanti con la parte più emolliente, più idratante, nutriente del burro labbra, dello stick appunto. Man mano che si va avanti con l'utilizzo, invece, si percepiscono solo le particelle scrubanti, che sono tante, sono belle dure e sì, sono efficaci perché scrubano meravigliosamente le labbra, anche quelle con le pellicine. Però appunto la parte più nutriente si avverte poco e sembra quasi alle volte di graffiarsi. Dico che è un prodotto Ni perché ho trovato il modo per farlo funzionare al meglio e per utilizzarlo al meglio, ovvero lo vado a prelevare col dito prendendo la parte più emolliente dai lati dello stick. Quindi faccio un lavoro di questo tipo, lo scaldo tra le dita e in questo modo sfrutto l'efficacia delle particelle scrubanti, ma anche la parte emolliente del prodotto. Ovvio che questo nascerebbe per essere utilizzato comodamente dal suo stick. Quindi il fatto che debba utilizzare le dita perché a mio avviso le parti nel suo contenuto non sono ben amalgamate non è il massimo, ma non sono impedita ad utilizzarlo fino alla fine, ecco, usato in questo modo. C'è da dire che poi io, alla fine del finite, lo scrub lo faccio solo la sera in casa con le mani pulite, quindi pazienza. Però evidentemente non è un prodotto che su di me posso sfruttare come nasce, ecco. Un burro labbra che mi sta piacendo tantissimo e che mi è stato regalato è questo di Eterea e si chiama I Care Kiss Balsamo Labbra Nutriente. Questo prodotto in tubetto che esce in questo modo. Allora, io normalmente non amo in maniera particolare i prodotti di questo tipo perché generalmente sono piuttosto liquidini, lucidi, un po' untuosi e scivolano un po' sulle labbra. Altri prodotti che ho provato di questo genere non si aggrappano bene alle labbra e restano anche un po' in superficie. Non li ho mai trovati particolarmente efficaci, non è questo il caso. C'è da dire che bisogna spingere abbastanza con un po' di forza da questo prodotto perché in realtà il prodotto contenuto qui dentro non è liquidino, è proprio una sorta di pomata burrosa che esce da qui. Questo fa sì che il prodotto si aggrappi bene alle labbra e che poi che no, non scivoli e che vada a nutrirle e a idratarle a fondo. Questo per me è un prodotto da giorno perché ho le labbra particolarmente secche, quindi lo utilizzo nel quotidiano o magari su una matita labbra se esco e decido di usare solo un burro labbra, un balsamo labbra anziché un rossetto, o a casa e me lo metto così. Di sera uso ancora un prodotto più nutriente, ma d'estate adesso probabilmente lo utilizzerò anche la sera. O se non avete le labbra particolarmente secche, questo secondo me è un prodotto davvero ottimo. Allora, saltiamo argomento capelli perché non ho niente di particolare da segnalare, sto utilizzando ancora le cose di cui vi ho già parlato abbondantemente. Per quanto riguarda il corpo, ho ritirato fuori una crema che questa sì mi era stata inviata l'anno scorso da Ava, ma non avevo ancora finito. Qui si tratta di una lozione corpo Dead Sea Water Mineral Body Lotion. Questa
che contiene anche qui i principi attivi, questo brevetto di sali del Mar Morto di Ava, contenuti in questo, appunto, questo fluido corpo che è leggero, sottile, si massaggia molto velocemente sulla pelle, ma lascia la pelle liscissima. Soprattutto quello che noto io è che la pelle è molto molto liscia, setosa, morbida e idratata. Perfetto come prodotto per l'estate. Io d'estate poi vado a scrubbare, io non dimentico mai nel corso dell'anno di fare lo scrub alla pelle del corpo, non è che me ne ricordo solo d'estate, ma d'estate intensifico, magari invece che fare lo scrub una volta ogni 10 giorni lo faccio una volta ogni 5, quindi diciamo che la mia pelle è difficile che abbia particelle morte, che d'estate necessiti di un particolare nutrimento. Ho comunque però una pelle secca che quindi deve essere trattata, ma non sopporto le creme troppo corpose. Questa è fantastica perché unisce a una formula sopportabilissima, veloce da spalmare, perché anche l'attività del massaggio potrebbe far sudare, ha questa efficacia idratante assolutamente notevole. Ha un profumo delizioso che è un misto tra un profumo marino e qualcosa di fiorito tipo fiori bianchi, ma molto molto delicato. Resta sulla pelle in maniera quasi impercettibile. È veramente un prodotto ottimo, favoloso davvero. Passiamo al make-up e poi andiamo ai profumi. Per quanto riguarda il make-up, ho ritirato fuori per l'estate un mio vecchissimo amore, un fondotinta che per me è sempre un'assoluta garanzia, e parliamo dell'Infallible 24 ore matte cover di L'Oréal. Io lo adoro. Per me, io quando uso questo non sbaglio, ne sono sicura. La mia colorazione, quella da 10 mesi l'anno, è la 115 beige doré o golden beige. Ho anche una colorazione più scura che è la, porca miseria, non si vede più, non riesco, 175 mi pare, sì, 175. Vedete, è forse un mezzo tono, un tono più scura, ma più che altro è ancora più calda. Questo direi che si chiama beige doré, ha un sottotono neutro, neutro caldo. Questo ha un sottotono caldo, non è particolarmente più scura, ma più calda sicuramente sì. Allora, io questo colore da solo lo posso mettere solo se sono abbronzata, io non mi abbronzo molto, a parte che non sto al sole, non vado al mare praticamente, ma comunque non mi abbronzo molto. Però diciamo che dopo la vacanza estiva classica, questo per una settimana, 10 giorni va bene da solo, ma quello che preferisco fare è andare a miscelare questi due colori a seconda di com'è la mia pelle nel corso dell'estate. I colori sono perfetti, ma quello che adoro di più di questo fondotinta è la formula ed è anche la performance. Malgrado sia un fondotinta assolutamente matte, che tiene sotto controllo il lucido sulla pelle, che opacizza abbastanza, e che è anche piuttosto coprente, non è un prodotto pesante. È un prodotto comunque sottile, si tratta in ogni caso di un matte di nuova generazione e non è un matte polveroso, è comunque un matte abbastanza naturale. È il fondotinta che indosso, in questo caso solo in questo colore, e io lo amo. Per ottenere diciamo una copertura più naturale, ma anche un effetto sulla pelle più naturale, più sottile, io lo adoro applicato con la blender inumidita. Va benissimo anche col pennello perché si sfuma bene anche col pennello, però ovviamente col pennello ha aumentato un filo la coprenza e anche un filo lo strato sulla pelle. Ripeto, si sfuma bene comunque, però con la spugnetta inumidita raggiungete secondo me un effetto più naturale sul viso. Lo consiglio a chi ha una pelle da normale a grassa, direi. Non evidenzia comunque le mie zone disidratate, però per la pelle secca non so se vada bene. Lo consiglio a chi cerca una coprenza medio-alta, ma non vuole l'effetto maschera, ma soprattutto lo consiglio a chi si lucida in viso, suda d'estate e non vuole
essere troppo appesantito sulla pelle, ma non vuole rinunciare alle performance di una bella base da fondotinta e non vuole sudare, ma non vuole neanche che si sciolga il tutto sulla faccia, perché questo fondotinta ha una durata pazzesca e per me è una grandissima garanzia. Restiamo sulla questione della durata e delle alte temperature. Ho da consigliarvi assolutamente questo mascara waterproof. Si tratta del Maybelline Sky Eye. Allora, lo Sky Eye, quello col tubo nero, quello classico, è il mio mascara preferito in assoluto, provato negli ultimi anni. Sulle mie ciglia ha performance eccezionali. Io amo lo scovolino, che è identico anche nella versione nera, perché ha le setole molto fitte, ma anche corte. Non mi vado a sporcare, io le ciglia rade, corte ormai lo sapete, non mi vado a sporcare con l'utilizzo di questo prodotto che volumizza, allunga in maniera però ordinata, pettina molto bene le ciglia e le allunga davvero tanto, tanto. Diciamo che una passata le allunga molto, alla seconda passata le volumizza anche. Perché vi consiglio la versione waterproof. Se siete abituate a utilizzare un mascara waterproof d'estate, questo è uno dei pochi waterproof che io abbia provato che ha le caratteristiche identiche al suo fratellino non waterproof. A me è capitato più volte di utilizzare magari mascara che mi piacessero molto, ma che nella versione waterproof avessero effetti e performance diverse. Ovviamente la formula waterproof deve essere necessariamente diversa da quella normale, però in questo caso l'effetto che mi fa questo mascara è identico a quello che mi fa quello nero classico. Ora, io sul waterproof posso garantirvi in questo senso, sudando molto in viso, mi sudano anche le palpebre e vi assicuro che questo mascara non cola, non cola affatto col sudore del viso, anche copioso come nel mio caso. Non ho mai provato ad immergermi in acqua con questo mascara e mai ci proverò, perché se anche andrò al mare o andrò in piscina, io non mi trucco, non mi metto il mascara, quindi non ve lo so dire per quanto riguarda un'immersione in acqua, ma per quanto riguarda il fatto che d'estate magari il trucco si scioglie più facilmente, questo è davvero una garanzia, mi piace tantissimo. Ovvio che ci vuole un po' più di lavoro nello struccarlo per forza di cose e va bene così. Invece, un prodotto che ho riscoperto con estremo piacere nel mese di maggio è questa palette, ma a dire la verità da aprile, di Juvia's Place, e parliamo della The Magic Mini by Juvia's. Ho fatto anche un Get Ready With Me in cui la utilizzavo. Nello specifico, ho utilizzato nel Get Ready With Me come colore protagonista della palpebra questo meraviglioso verde smeraldo molto molto acceso. Juvia's Place è un brand che secondo me fa degli ombretti favolosi, molto molto carichi a livello di colore, molto scriventi, molto evidenti sulla palpebra, ma anche facilissimi da lavorare, sia i colori metallici che i colori matte. Questa si chiama The Magic Mini perché esiste anche la tavolozza più grande, che però ha gli stessi identici colori all'interno, anche lo stesso numero di cialde, semplicemente sono più grandi. Per me non ha senso perché già queste lo sono. Per una persona che si trucca normalmente anche nel quotidiano, ma che non trucca altre persone, questa dimensione è più che sufficiente. Adoro questa palette che ha due file di colori belli accesi, caldi, e due file di colori belli accesi, freddi. L'ho usata tantissimo questo mese e tutte le volte che ho indossato questi colori in video qualcuno mi ha fatto i complimenti per i make-up occhi. Io sono sempre la stessa a truccarsi, i complimenti vanno fatti ai colori. Vi lascio qui sotto il video appunto in cui utilizzo questo. Ho ricevuto diversi complimenti quando ho utilizzato questo come colore protagonista sulla palpebra, abbinato poi a questo viola scuro per definire. Avevo questo trucco nel video in cui vi parlavo dei profumi per l'estate. Vi è piaciuto molto anche questo bel grigio ferro. Ho utilizzato
con una certa regolarità questi due colori, perché si fa un trucco da quotidiano molto semplice da realizzare. Questo oro brunito è bellissimo. Oggi ho indosso sulla palpebra mobile questo rosa, che qui è molto rosa, in realtà è un color tramonto, secondo me, o alba forse, forse alba, perché un po' di rosa c'è, è un rose gold, direi. Ho messo poi questo rosso nell'angolo esterno dell'occhio e un po' portato nella piega come colore di transizione. Ho questo bellissimo colore caldo e questo l'ho utilizzato sotto l'arcata sopraccigliare. È un trucco che mi piace molto, c'è tanto rosa, c'è tanto rosso. Un consiglio che vi do, specie se avete colori chiari sul viso, di abbinare i rosa e i rossi a tanto nero, perché altrimenti l'effetto malaticcio, un po' vampiresco, un po' da coniglio è dietro l'angolo. Io infatti ho utilizzato la matita nera all'interno dell'occhio, ho utilizzato un po' di ombretto nero a fare un po' di eyeliner sfumato e tanto mascara. In questo modo si riequilibra un po' il tutto e si possono sfruttare colori di questo tipo che secondo me d'estate sono fantastici. L'ho utilizzata con grande piacere, era tanto tempo che non la usavo in maniera così continuativa e vi dirò, ho saltato anche questo mese il video sulla make-up bag del mese, ma ve lo farò. Questa è la mia make-up bag da metà aprile, direi, e ci resterà ancora almeno per tutto giugno perché voglio continuare ad utilizzarla, mi dà veramente tanto piacere usarla. Questa è stata davvero una riscoperta. Le altre cose che vi faccio vedere per quanto riguarda il make-up sono, diciamo, dei continuativi per quanto mi riguarda. Non sono cose nuove, ma sono cose che in realtà da quando le ho non ho mai abbandonato. In primo luogo questa meraviglia, questa palette viso di By Terry è qualcosa di eccezionale. Si tratta della CC Brightening Palette, questa è in colorazione 02 Beach Bomb, mi è stata regalata da una persona tra voi che non smetterò mai di ringraziare. Si tratta di un prodotto lussuosissimo con un packaging eccezionale, ma che vale tutto, ve lo assicuro, vale tutto. La sto usando con un piacere immenso. Abbiamo un bronzer, due blush, questo rosa che pensavo di sfruttare poco, invece è bellissimo, e questo pesca meraviglioso, e un illuminante o topper per il blush. Stupendo, naturale, discreto. Si chiama CC Brightening Palette perché i colori sono, Madonna, si specchia tantissimo, non so come farveli vedere al meglio. Sono piuttosto luminosi, ma direi satinati, che rilasciano sul viso una luminosità molto naturale. Io oggi ho indosso il bronzer, questo blush e l'illuminante. E questo è l'effetto, non è né metallico né brillantinato né eccessivo. I colori si sfumano meravigliosamente sulla pelle. Il rilascio colore non è eccessivo, non stiamo parlando di cialde che spolverano, per cui vi portate tanta polvere sul viso, ma di cialde che colorano e si sfumano solo guardandole. È un prodotto meraviglioso, un jolly da avere nella propria make-up bag perché qui dentro avete tutto. Il blush pesca più caldo, lo abbinate con make-up più caldi, questo con make-up più freddi. Avete tutto quello che serve. Io l'amo e questa insieme alla The Cali Contour di Smashbox saranno sempre dei continuativi nella mia make-up bag. Continuativi anche i rossetti che vi mostro. Allora, uno è continuativo ma solo nella bella stagione. Cioè è un rossetto che io ritiro fuori all'inizio di maggio, resta nella mia pochette fino a settembre e poi torna l'estate successiva. E parliamo del mio rosso acceso caldo preferito, ovvero Lady Danger di MAC. L'ho già utilizzato qualche volta, io lo so che mi sta meglio se sono un po', non dico più colorata perché è difficile, ma almeno se ho una carnagione un po' più calda. Sta meglio sulla carnagione calda, ma io lo amo talmente tanto che io proprio sento il desiderio fortissimo a un certo punto dell'anno di ritirarlo fuori. È un rosso aranciato, semplicemente magnifico, magnifico, che io abbino a questa matita di NYX che è perfetta, è lo stesso identico colore. Si tratta della numero 824.
Le matite di NYX sono delle buone matite, secondo me, oneste, non sono né troppo morbide né troppo dure, scrivono il giusto, volendo si possono utilizzare anche su tutte le labbra. Se volete provare un effetto aranciato sulle labbra, ma non volete spendere quello che costa il rossetto di MAC, io vi direi, se non avete le labbra troppo secche di natura, di provare con la matita. Non sono matite che seccano particolarmente, però si sa che le formule delle matite sono comunque un pochino più secche, ecco. Però questi due prodotti d'estate ci saranno sempre. Invece sono più continuativi, nel senso che li uso tutto l'anno. Il rossetto che indosso oggi, che è il Breakthrough di MAC, nella versione questa con l'astuccio opaco, che sono i Powder Kiss, quelli con la formula un po' polverosa, ve ne ho già parlato tantissimo. Per me questo è un rossetto perfetto. È un nude comunque abbastanza intenso. Io oggi l'ho solo picchiettato sulle labbra e ho utilizzato l'Iconic Nude di Charlotte Tilbury, la Lip Cheat, per contornare leggermente le labbra. Ormai questa è la mia matita nude preferita, è neutra, va bene con tutti i nude assolutamente. E questa è una combinazione che ho usato tanto, specie nel quotidiano, quando non volevo strafare. Ma ho usato tantissimo anche, secondo me, il rosso perfetto. Il rosso perfetto, questo è il mio rosso preferito in assoluto. Anche questo mi è stato regalato, Lisa Eldridge, dei True Velvet Lipstick. Questo è il Velvet Ribbon. Ve l'ho già detto, questa è la formula migliore che abbia mai provato nella vita di rossetti matte, ma cremosi, che lasciano le labbra morbidissime, colore iperpieno e effetto velluto vero. Questo è il rosso perfetto, non c'è volta in cui non indossi questo rossetto in qualche video che non mi arrivano commenti per complimentarsi per il rossetto. Lo uso specie quando trucco poco gli occhi, perché questo rossetto fa tutto per davvero. È perfetto, è un rossetto per tutto l'anno, elegantissimo, non connotato, non è né freddo né caldo, è meraviglioso, meraviglioso. E la matita rossa perfetta, secondo me, che io abbino tranquillamente a questo lussuosissimo rossetto, è una matita iper low cost di Deborah, della linea 24 ore, e questa è la numero 10. È un rosso anche qui privo di qualsiasi connotazione, semplicemente perfetta, perfetta e basta. Allora, ho finito anche col make-up. Per quanto riguarda i profumi, allora, innanzitutto vi lascio qua sotto il video in cui parlo dei profumi che sto utilizzando e che utilizzerò nel corso dell'estate, che poi anche il video in cui indossavo questa meraviglia di ombretto, che forse è il mio preferito dentro questa palette. E due dei profumi, che sono quelli che ho utilizzato di più in questo periodo, fanno parte di quel video, quindi ve ne parlo meglio lì. Allora, uno è un profumo arabo meraviglioso, questa meraviglia di Lattafa, che si chiama Rawat Al Musk. Guardate anche la boccetta, è splendida, splendida. A volte mi chiedete su che siti trovo i profumi arabi. Io non ho mai comprato un profumo arabo su internet. Vi consiglio, se siete della zona, se vi capita di passare, di andare da Kenza Fragranze Arabe in Corso Magenta a Brescia, perché io li compro lì. Vi lascio qua sotto le indicazioni. Vi leggo velocemente le note, la piramide olfattiva di questo profumo fantastico, che secondo me è perfetto per questa stagione, appena lo trovo, ovviamente. Rawat Al Musk. Allora, gruppo agrumato fruttato dolce. L'agrume lo sento solo in apertura, e il fruttato è un fruttato molto molto delicato. Gruppo ambrato floreale da donna, profumo del 2019. In testa ci sono fiore d'arancio, frutti e mandarino. Nel cuore fiori bianchi, gelsomino e sandalo, e alla base ambra e vaniglia. È un profumo che sa di pulito, ma di un pulito fiorito muschiato, molto energizzante, che parte dolce ma diventa secco ed estremamente elegante sulla pelle, che è scaldato da quest'ambra che lo rende più interessante e fumoso al contempo. È fantastico, meraviglioso. Questa è la scatola esterna.
Vi ho parlato sempre in quel video del fatto che sono stata contattata da Francesca, una ragazza eccezionale che ha di recente lanciato un sito online di rivendita di profumi artistici, artigianali di nicchia. Vi lascio qui sotto i riferimenti anche a questo sito che si chiama Kikussi. Francesca è stata gentilissima, mi ha mandato qualche suo prodotto, non ho ricevuto compensi per la collaborazione, ma prodotti da utilizzare a scopo recensione. Ho potuto scegliere un profumo in taglia di vendita e anche qui ve l'ho già mostrato in quel video, ho preso questa meraviglia di Federico Fumo, Rapsodia in Rosa. Tutti i brand di Francesca che ci sono nel sito, appunto, sono brand che lavorano sulla scelta delle materie prime, sull'artigianalità di tutto il processo di produzione, compresi i packaging, tanto per dire. Questo è un profumo raffinatissimo, sofisticato, virtuoso, ma anche estremamente contemporaneo. Da quello che avete sentito, dal nome che ha Rapsodia in Rosa, è evidente che si tratti di un profumo in qualche modo alla rosa, ma è riduttivo e non esauriente parlare di questo profumo in questi termini, innanzitutto perché, ripeto, è una reinterpretazione estremamente contemporanea della rosa, ma anche qui faccio prima a leggervi le note. Allora, si tratta di un profumo del gruppo agrumato, rosa, ambra, vanigliato. Io qui l'agrume lo sento poco in partenza. Abbiamo sicuramente una testa fresca, abbastanza sferzante, ma non particolarmente agrumata al mio naso. È un profumo del gruppo Unisex del 2021, il naso Federico Fumo. In testa ci sono arancia dolce, pompelmo, grani di caffè tostati. È per questo che io non sento un vero spiridato. Perché avete sentito che arancia dolce e pompelmo sono associati immediatamente ai grani di caffè tostati. E secondo me già qui abbiamo un'apoteosi di ingredienti, di scelta di come abbinarli. Nel cuore ci sono rosa di damasco e muschio bianco, note metalliche e menta speziata. Capite in che senso vi dicevo che qui abbiamo una reinterpretazione della rosa che è associata alla menta, alle spezie, al muschio bianco che rende tutto più pulito e alle note metalliche. È veramente un profumo eccezionale. Alla base vaniglia, ambra e incenso, quindi abbiamo una base estremamente calda. È davvero un profumo sofisticatissimo che io sto amando alla follia. In merito appunto a questo sito, di recente, qualche giorno fa soltanto, quindi questo è diciamo quasi un unboxing, non fosse che l'avrei voluto anche fare, ma non ce la faccio perché sono troppo curiosa. Sempre Francesca mi ha inviato un discovery kit di un brand che tiene da poco sul sito. Voleva anche un mio parere, anche privato, in merito a questa nuova azienda che si chiama In Astra. Allora, Francesca mi ha parlato di questa azienda che ha un concetto alla base veramente affascinante. Allora, le ideatrici, le proprietarie di questa azienda sono due sorelle, una è il naso, l'altra invece è la direttrice artistica. Hanno voluto abbinare due passioni che condividono. Una è la profumeria, ovviamente, ma l'altra è l'astronomia, per questo si chiama In Astra. Questi profumi nascono dall'ispirazione delle stelle. Ogni profumo è stato studiato per rappresentare le caratteristiche principali della stella da cui prende il nome, da cui prende l'ispirazione. Capite che già questo per una amante dei profumi manda in brodo di giuggiole. Allora, ho ricevuto questi quattro campioncini che però devo ancora provare. Non ho letto neanche ancora i nomi di questi profumi, non vedo l'ora di provarli. Intanto volevo segnalarvi l'esistenza di questa azienda che è giovane. Queste due sorelle hanno messo su tutto nel 2020, quindi
quindi anche bello poter sostenere l'imprenditoria artigianale, artistica, femminile, italiana, giovane, meglio di così, si muore, elegantissima la scatola. Ringrazio ancora tantissimo Francesca e non vedo l'ora di provare questi prodotti. Andiamo un attimo alla casa, restiamo sul sito di Francesca, vi rimostro una candela che adoro, anche qui parliamo di artigianalità a 360 gradi. Si tratta di cera colata a mano, ma anche l'involucro, se vogliamo chiamarlo così, è artigianale, creato dai ceramisti di Montelupo. Parliamo di questa azienda, Allegoria Minerale di Federica Tessari. Allora, io non smetto di utilizzare le candele d'estate in casa perché non mi fanno caldo, cioè non è che accendi un camino, è una fiamma, non è che non fa caldo, ecco. Magari cambio un po' le profumazioni, anziché quelle molto intense, speziate che uso d'inverno, uso profumazioni più delicate e più fresche. Questa ha una profumazione che parte un po' agrumata verde, ma che poi diventa una profumazione di pulito, molto gradevole. Molto bilanciata, quando l'avrò finita mi rimarrà questa meraviglia, quindi ecco, fantastica, questa candela fantastica. Ma un'altra candela che ho ricominciato ad accendere in questo periodo è di un brand che si chiama Nasoterapia, che io trovo da Body Green in Corso Magenta. Purtroppo questa mi si è consumata male, credo che dipenda anche da me perché l'avevo piegata quando non era ancora ben risolidificata, però insomma non so, avevo avuto un'altra candela di naso profumato che non aveva avuto questo problema, non vi saprei dire. Questa, come vedete, si consuma perfettamente, ma al di là di questo io amo questo brand perché anche qui le profumazioni sono intense ma delicate, si spargono nell'ambiente in maniera appunto non nauseante, rimangono sottili, leggere. Quindi gradevoli anche d'estate. Questo è un profumo meraviglioso, pomodoro e menta. Sembra il profumo dei pomodori ciliegini quando li state tagliando con le foglie di menta. È gradevolissima in questo periodo dell'anno. Io questa l'avevo comprata l'anno scorso. Devo ancora andare a vedere se ci sono profumazioni nuove estive perché a volte le cambiano di stagione in stagione in questo brand. Comunque, in caso, in merito, ci aggiorneremo. Parliamo un attimo velocemente di due cose che riguardano il cibo, in special modo la colazione che mi hanno conquistata. Io non faccio sempre colazione e sbaglio, in ogni caso d'inverno vado più su caffè e latte come bevanda, che smetto di bere non il caffè, il caffè ne bevo pure troppi durante tutto il corso della giornata, ma il latte caldo non mi va tanto più quando fa freddo, quando fa caldo e quindi mi rivolgo allo yogurt. Non avevo mai trovato uno yogurt che mi soddisfacesse completamente perché la parte acidula dello yogurt a volte io la sento troppo. Gli yogurt alla frutta non mi piacciono particolarmente. Ho trovato questo in offerta all'Italmark Mila Bianco Fior di Latte, un yogurt intero, è meraviglioso. Questo è il bidone da non mi ricordo, da 1000 grammi. È meraviglioso. Sembra di mangiare una crema. È dolce giusto, è non dolcificato, è il dolce giusto, non si avverte la parte acidula. Io lo mangio così da solo, o ci metto dentro cereali, o a volte ci spruzzo un po' di cacao amaro. È buonissimo e non starò mai senza, mi piace da morire. Un'altra cosa buonissima per la colazione o per gli spuntini, la merenda, eccetera, è del marchio Consilia di Italmark. Ora io ho il sospetto che la catena Italmark sia una catena di zona, Brescia e dintorni. Se però siete della zona o se ci sono anche supermercati di questo marchio in altre zone d'Italia, io vi consiglio tanti dei loro prodotti che praticamente l'azienda che produce per Italmark si chiama Consilia. Io di Consiglia utilizzo i dischetti lavatrucco, l'avete visto più volte nei vari prodotti finiti. In questo momento sto utilizzando un bagnoschiuma che non mi dispiace affatto, carta casa, carta igienica, tutte quelle cose lì, io mi ci trovo benissimo. Però devo dire che anche nella parte alimentare ci sono cose degne di nota. In particolare mi piacciono tantissimo questi muffin, 6 tortine con farina integrale e farcitura di frutti di bosco. Questa è la confezione.
Non sono grandi come dimensione, vedete, ma sono buonissimi. Sono belli compatti, non appiccicano in bocca, non allappano, sono morbidi. La farina integrale si sente come sapore, così come si sente la farcitura, che è abbastanza abbondante, non eccessiva ma abbondante, e sa di frutti di bosco. Non è una merenda dolce, ecco, non troppo dolce, e mi piace veramente moltissimo. Ma ora arriviamo al più e al meglio di questo, diciamo, fine maggio, perché l'ho guardata tutta a fine maggio. Parliamo della serie televisiva che mi ha veramente conquistata, mi è piaciuta da morire. È una serie che avevo già visto da solo, mio marito mi ha convinto lui a guardarla, lui l'ha riguardata con me. Sapete che io difficilmente vi parlo di serie perché io non le amo particolarmente, cioè ho delle serie preferite, prodotti meravigliosi che ho guardato con grande piacere in passato, ma a me stufa la serialità. Difficilmente mi lego così tanto a qualcosa che è a puntate. Cioè, questa è pazzesca. Si trova su Apple TV e parliamo di Severance, scissione. È già difficile da definire, probabilmente si potrebbe definire come serie distopica, anche se ci sono delle evidenti differenze rispetto alla distopia classica. Innanzitutto perché qui non siamo in un regime, non siamo in una dittatura né in un tempo futuro preciso che si capisca. Siamo sicuramente negli Stati Uniti. Vorrei dire in una sorta di contemporaneità non meglio identificata. Potremmo dire che si svolge al giorno d'oggi o fra qualche anno o qualche anno fa. Volutamente, secondo me, i creatori di questa serie non hanno indicato un tempo preciso e questo tempo preciso non si capisce né dalle marche delle automobili, né dai cellulari, né dai computer. A volte si vedono utilizzati dei computer molto vecchi, dei registratori con le cassette, con le audiocassette, cellulari molto vecchi. Insomma, si è voluto creare una sorta di contemporaneità alternativa, vorrei dire. La serie è un prodotto veramente ben fatto, è prodotta e diretta da Ben Stiller, tutto mi sarei aspettata tranne che una serie del genere da quest'attore, poi vi spiego meglio. Ci sono attori del calibro di John Turturro, Patricia Arquette, Adam Scott, Britt Lowry, Christopher Walken. Insomma, c'è un bel parterre di attori. È un bellissimo prodotto dal punto di vista della regia, della sceneggiatura, della fotografia. C'è una fotografia pazzesca. Ci sono dei colori, degli ambienti che fanno un tutt'uno con la serie ed è recitata benissimo. Ma di cosa parliamo? Allora, vi ripeto, siamo in questo ambiente non meglio identificato e la serie si intitola Scissione perché in questo mondo, in questa città, esiste un'azienda gigantesca che si chiama Lumon. I dipendenti di questa azienda decidono di loro propria volontà di farsi scindere. Per cui, per essere dipendente di questa azienda, bisogna farsi inserire nel cervello un chip che realizzi questa scissione. Questa scissione in cosa consiste? Nel momento in cui dopo essere arrivati al lavoro, aver parcheggiato l'auto, essere entrati nella portineria di questa grande azienda, si sale sull'ascensore che porta al proprio reparto, si attiva questo chip per cui l'essere umano è scisso, l'essere umano sul lavoro è una persona diversa dall'essere umano fuori dal lavoro, o meglio, l'essere umano sul lavoro, che nella serie viene chiamato interno, non ricorda nulla del suo esterno. Quindi sul lavoro viene dato un nome diverso e la persona che lavora per questa azienda non ha più una storia, non si ricorda più nulla della sua vita, non si ricorda se ha figli, se è sposato, nulla, nulla. Nulla, è diciamo l'esasperazione del non portare la propria vita sul lavoro. Quando poi il dipendente esce dall'azienda, torna sull'ascensore, torna ad essere l'esterno e dimentica tutto dell'interno. Quindi diciamo scissione nel vero senso della parola.
Ora, il tutto, diciamo, le vicende della serie prendono avvio da quando questo sistema comincia, per un qualche ragione, che capite già dalla prima puntata, a scricchiolare. E da lì vengono fuori un bel po' di magagne di questa scissione, per l'appunto. Cos'è che secondo me è geniale di questa serie? Allora, secondo me è molto difficile, sia per quanto riguarda la scrittura di libri che la produzione di altro materiale, fare un vero distopico oramai. Cioè, il distopico, il post-apocalittico o il distopico legato appunto all'esistenza di regimi politici è ormai roba vecchia. Perché? Perché non rispecchia più, cioè non parla più sempre, perlomeno, di una realtà che ad oggi viviamo. La forza della distopia è quella di farti riconoscere dentro a quello che sembrerebbe essere fantascienza, ma in realtà è molto vicino a quello che oggi si vive. Cos'è che ha capito lo sceneggiatore di questa serie? Che oggi il potere, la distopia, non può essere legata a un regime politico imposto con la forza, ma la vera distopia è quella è l'egemonia dell'economia, della finanza, del lavoro, della manipolazione. Per cui un essere umano decide volontariamente di farsi manipolare per lavorare. Cioè il tema del lavoro e appunto di questa esasperazione di non portare la propria vita sul lavoro, di quando sei al lavoro essere parte di un tutto, di una famiglia, questa cosa di farti credere che il tuo apporto sia importante per la grande azienda che è diventata la tua famiglia. In questa serie tutta questa cosa è portata all'esasperazione. I proprietari di questa, la famiglia, la proprietaria della Lumon è idolatrata nel vero senso della parola. C'è un'idolatria, un regolamento che non è più un regolamento, ma è un testo sacro. Queste persone, le persone scisse, sono invasate, sono persone svuotate di una loro propria storia, per cui su di loro viene scritta un'altra storia. Quindi anche qui c'è il tema della narrazione, del raccontare la storia dalla parte del potere, ma quando il potere è dato da chi ti dà il lavoro, no? Le persone dentro questa azienda diventano bambini, sono automi, ma sono ingenui, vivono di piccoli premi, ma di grandi punizioni anche. Di torture, ma che puntano sul senso di colpa, che è quello che fa la grande multinazionale oggi, che ti vuol far credere che tu non sei lì per guadagnare uno stipendio, per poter vivere al di fuori dell'azienda, anzi, se sei lì solo per lo stipendio ti fanno sentire in colpa. Tu sei lì perché fai parte di un grande progetto e il tuo apporto è essenziale. Anche se sei l'ultima ruota del carro, assolutamente sostituibile, anche se hai uno stipendio da fame, anche se sei costretto a stare in azienda la maggior parte del tempo della tua vita e a dimenticare gli affetti e il motivo per cui si lavora. Questo è un tema, secondo me, attualissimo, il fatto del vivere per lavorare e non il contrario. In questa serie, questa scissione è simboleggiata dalle vicende stesse, non solo, ma diciamo che le forme di potere del regime sono trasmigrate nell'azienda anche in un altro modo, col famoso dividi et impera. Questa azienda è divisa in piccoli reparti formati da pochissime persone che non possono comunicare con altri reparti, quindi abbiamo reparti con 3, 4, 5 persone che non possono comunicare con gli altri. Viene creata un'altra bolla nella bolla e queste persone si tengono divise perché ovviamente se poi le persone si coalizzano diventano pericolose. Quello di cui parla questa serie essenzialmente è la rivolta degli schiavi. Perché quando qualche meccanismo comincia a scricchiolare, questo è ciò che accade. Le persone scisse, gli interni, vengono tenuti divisi l'uno dall'altro, gli si toglie una storia, gli si toglie una personalità, una vita privata,
si priva della conoscenza perché le persone che lavorano lì dentro non sanno effettivamente che cosa stanno facendo, che è un po' quello che capita a tutti i dipendenti di una grande multinazionale. Cioè ti fanno credere che sei importante, ma in realtà non lo sai mica perché, non te lo spiega nessuno e se anche te lo spiegano è difficile che sia vero. Cioè, alla fine delle finite, gli interessi di una multinazionale non li sa certo un impiegato qualsiasi, ecco. Quindi, non, mancata conoscenza, dividi e timpera, ti tolgo la tua storia e te ne scrivo addosso un'altra, ti faccio diventare un automa, ti faccio credere di essere parte di una famiglia, che quella famiglia sia la cosa più importante di tutte, ti faccio dimenticare di te stesso quando sei qui, ma nello stesso tempo, quando sei fuori, tu non ti ricordi cosa hai fatto nell'azienda. Quindi anche il segreto, quello che questa azienda fa, chi ci lavora non lo sa. Ora, questa serie è carica, ricca di tensione. Ogni puntata succede qualcosa che fa capire meglio determinate cose. È piena di cliffhanger tra una puntata e l'altra. Il problema è che la prima stagione è da 9 puntate e la prima stagione, che è l'unica presente, or, purtroppo, termina con un cliffhanger pazzesco. Pazzesco, nella puntata che ho visto ieri, l'ultima, sono successe delle cose allucinanti, di cui attendo una soluzione, un finale che arriverà con la seconda stagione, che so essere già stata girata, ma di cui non si sa nulla in merito a quando verrà poi rilasciata. Spero, credo, nel 2024. Io vi dico solo che alla fine dell'ultima puntata, ieri, ho pensato: speriamo di non morire prima del 2024, perché devo sapere come va avanti, cosa succede. Il coinvolgimento è totale perché vi sentite profondamente rispecchiati in quello che accade, anche abbastanza agghiacciante, devo dire. La lettura della, di questa contemporaneità in questo modo fa impressione, ma vi affezionate moltissimo anche ai protagonisti, che sono, è uno più, diciamo, i suoi colleghi, è recitato benissimo. Adam Scott, che è il protagonista, è bravissimo perché pensate a essere l'interno e l'esterno. L'interno è un bambino stupidotto alla fine delle finite, l'esterno è una persona carica di vita che ha scelto di farsi scindere. Quindi ha scelto con un atto di volontà, per dei motivi che vi vengono raccontati nella serie, la scissione. Poi c'è anche una parte un po' più politica, perché la scissione, ci sono delle fazioni, diciamo, di rivoltosi contro la scissione a livello di opinione pubblica. Ci sono invece i partiti che sostengono la scissione, che la vogliono ampliare ad altre aziende o addirittura renderla obbligatoria. È una serie complessa, ricchissima di simboli, stupenda, stupenda. Scusate se mi sono dilungata troppo, ma vorrei veramente tanto che voi la vedeste. Se l'avete vista, senza fare spoiler, vi prego, parliamone qua sotto, perché è uno di quei prodotti che possono veramente far smacchinare il cervello, su cui ci si può confrontare veramente tantissimo. Se fate spoiler, segnalatelo. Io con questo ho terminato le mie cose, non a caso, del mese di maggio. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato in qualche modo di spunto. Come sempre, vi ringrazio, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!